Ragazzacci, boh, non so che è successo, abbiamo iniziato a fare il video e la videocamera si è spenta da sola. Meno male che avevo appena iniziato. A parte salutarvi, fatemi riaddrizzare un attimino la camera. A parte salutarvi, vi volevo dire che oggi è una sbarbatina un pochino. Così per stare in compagnia, vi faccio la roba per stare in compagnia con voi, già che devo uscire e ho bisogno di essere bello liscio. E non volevo usare nessun D. Ho visto questo rasoio, è tanto tempo che non lo uso. C'è anche una lametta montata, boh, vediamo se taglia, se no ne montiamo un'altra. Avevo una grande illusione di provare questo sapone, che non ho sentito parlare benissimo della profumazione, però purtroppo, ora avevo fatto il video, avevo iniziato a mischiarlo e non posso far vedere come mi è arrivato. Ha preso una scaldata tremenda nel viaggio, purtroppo, e quello che vi dicevo, il video che si è spento, che purtroppo non ha nessuna profumazione, non sa assolutamente di niente. Cosa stranissima, perché io di oli del benessere ne ho due addirittura, uno aperto da più di 2 anni e la profumazione è intatta, l'altro ancora non l'ho aperto. Ma remoto perfetto, e questo l'ho fatto sentire anche a mio figlio, non sa assolutamente di niente. Dice: papà, sembra di annusare la crema, quella che si mette la mamma nelle mani. Boh, grazie, prendiamo un pezzettino, lo proviamo a montare, vediamo se montandolo tira fuori qualcosa di profumazione, ma vi dico onestamente, ho i miei dubbi. Comunque, speriamo che come sapone funzioni. Qualcosa mi è successo al sapone, probabilmente dall'Italia all'America e poi dall'America qua, nelle navi container. Più il viaggio da Caracas a qua, che nei furgoncini che prendono delle scaldate da morire la roba. Allora, la schiuma la fa. Il sapone funzionare funziona. Pennellino della Goodfellas. Vedete che ha fatto anche una bella schiuma. Io mi trovo molto bene con questi saponi della officina. Allora, ora montato, forse qualcosa sta tirando fuori, ma non credo che sia la sua profumazione. Spero di comprarlo. Ho un prurito. Quando mi cresce la barba al secondo giorno, prurito da morire. Sto grattando col pennello, praticamente. Allora, sapone fantastico, guardate, mamma mia, sto mi ha fatto. Eccezionale. Anche troppo compatta la schiuma per usare lo sciavetto. Mamma che schiuma ha fatto, incredibile. Nemmeno sallo wah, hanno una schiuma così. Peccato la profumazione. Qualcosa sta venendo fuori, ma veramente niente. Deve essere che ha preso una scaldata e magari si sono separate e le profumazioni sono andate via. Boh, tanto è partito un bel pezzo di sapone, eccolo qua. Ragazzi, una schiuma proprio. Guardate qua. Fantastica la schiuma. Mamma mia, schiuma. Fantastica, veramente. Allora, sciavettino, ragazzi. Oggi cambiare un po', no? Qualcosa sta venendo fuori, si sente qualcosa di buono, ma troppo leggero però. Allora, la lametta sembra taglia. Taglia, taglia.
la sinistra, vai. Allora, questo è lo sciavetto che vi dico, o vi consiglio per iniziare. Perché con queste lame Artist Club è molto più difficile. Tagliarsi, perché il tagliente è più grosso rispetto alla lametta normale, la double edge, e specialmente le lamette con i dentini è veramente difficile tagliarsi. Unico problema che se poi la mette che da solo si trova il clone del Feather, questo è l'originale, si trova il clone sui 17-18 dollari su Amazon anche Italia. Ora se lo prendete su AliExpress li trovate, mi sembra sui 5-6 dollari. Lo credo che però le lamette, quelle buone, costano. In America le uniche economiche mi sembra sono le Feather, quelle nere, quelle senza dentini. La versione normale mi sembra che si trova sui 10 dollari, 15 lamette. Però le altre, le CAI, normalmente stanno dai 15 ai 20 dollari. Il pacchetto, mi sembra sono quasi tutti di 10, non so se c'è qualche pacchetto di 20. Vantaggio che rispetto alla double edge, questa non la potete usare e buttare, ecco. Questa è tipo mano libera. Ci si fa normalmente almeno 6-7 barbe, ma anche di più. Di chi è riuscito a farne ce n'è molte più di 10, ecco, senza darvi un numero, però insomma sono lamette che durano. Il problema c'è poca scelta, perché la Kai ne fa 3 o 4 tipi, stessa cosa la Feather, poi c'è la Chic, però credo che fa solo un modello che è senza dentini. Poi ci sono le cinesi che fanno un modello con dentini, un modello senza dentini. Io non conosco altre marche che ne fanno queste lamette. La scelta delle lamette è molto limitata. Però per imparare, secondo me, a usare lo sciavetto, vedete con che tranquillità lo sto usando, parlando con voi. Non sto nemmeno attento a quello che faccio praticamente. Okay. È uno sciavetto che è molto più difficile tagliarsi rispetto allo sciavetto tradizionale. E per imparare a prendere la mano, usare tutta la sinistra anche, secondo me il meglio. Poi certo, potete anche iniziare subito col tradizionale, ma compratemi una bella matita, quelle per fermare il sangue. Questo posso anche non guardare quello che faccio. È difficilissimo tagliarsi, veramente. Io le dicevo che non è che ha molta manualità, eh. Sì, ora già c'ho qualche anno, almeno 2 o 3 anni usandola, ma come vedete li uso pochissimo.
Onestamente ritengo il DIE per farsi la barba uno stesso superiore. Però per esempio è venuto mio nipote domenica a mangiare qua, cioè aveva la barba lunga, si è comprato una sciavetta normale, si era quasi aperto lo giugulare per rifinirsi la barba. Dice zio, non so quanto sangue ho buttato. Insomma, allora gli ho fatto vedere come usarla, come uno ha un po' di manualità per fare la barba agli altri, è un piacere veramente, mi sono divertito proprio. Infatti ora gli ho ordinato uno di questi su Amazon, usa del cinese. Sui $17 costa lo sciavetto senza lamento. Clara Ceci aspetta troppo qua perché prima arrivino qua negli Stati Uniti. Attenzione quando vado a contropelo sotto il naso, ragazzi, se vi scappa voi vi mettete la metà. All'inizio non lo fate. Tanta roba. Assaporiamo un pochino. Facciamo un po' di contropelo. Allora, il sapone ragazzi è veramente tanta roba. Poi non lo so, sento che è cremoso. Sta lasciando la pelle morbidissima, sento. Peccato la profumazione che si è sciupata. È successo anche con un Pantarei, ce ne ho diversi e uno si è sciupato la profumazione del ghiaccio. Infatti arrivò tutto sciolto, non lo so. Quindi con che facilità si fa una barba? Con questi strumenti infernali. Che è veramente difficile tagliarsi. Come tipologia la lama molto grossa, tipo mano libera. È un UBS spettacolare. Ve lo assicuro. Qui, certo, non avrà anche il laterale come lo faccio. Non riesco a prendermelo. Così un pochino, sì. Chiuso l'angolo, però, insomma. Con il DE qui vado meglio, comunque non c'è male. Andiamo di qua, ora con la sinistra è un po' più difficile. Però fa bene fare un po' di pratica anche con la sinistra. Qui importante ragazzi, come dice l'amico Guido, andare a cucchiaio, eh. No, uno si ficca la lama. Bello, bello liscio. Bravo Franci!
Attenzione qui, questa zona. Anzi, sono liscissimo, eccolo pure poi qui. A posto. Barbata fantastica. Allora, tengo che via sta acqua. Diamo una saponatina e mettiamo un pochino di allume. Il sapone è fantastico, ragazzi. Poi mi sa che con questa scaldata deve aver buttato fuori, oltre ai profumi, anche l'acqua che aveva magari dentro, parte dell'acqua, che è ancora più concentrato di come dovrebbe essere, mi sa. Ha fatto una schiuma, sembra intallowato, vi dico la verità. Uso un buco dentro. Boss. Qualcuno dice perché non usi lo stick di allume? Ragazzi, la prossima volta poi li comprerò anche gli stick, ma questi li trovai in offerta. Ne presi come 15, credo. Però un cassetto pieno. Che finché non li finisco ormai uso questi. Allora, bruciore zero, veramente. Appena appena un pochino zona baffi. E qui nella zona bassa del collo, qui sì. Poi c'è la luce incontro, non mi vedo come il rosso, non lo so. Però non riesco a vedermi perché c'è la luce della camera che mi picchia sulla faccia. Qui sì, piccolo red point, ma veramente una miseria. Direi sbarbata fantastica. Adesso quando ho comprato negli Stati Uniti non hanno portato l'aftershave, sì che non ho modo nemmeno di sentire l'aftershave per sapere come dovevo profumare il sapone. Vi dico ragazzi, il sapone è fantastico, ma fantastico fantastico, mi sembra addirittura meglio di Maremoto, anche se non credo che abbiano cambiato la formula. Vi dico, può essere che a peso caldo l'acqua è andata via anche l'acqua del sapone, non lo so. E boh, più concentrato, però ho fatto una sbarbata, un po' via il sapone e me la lavagnetta, la vacca non diventava bianca. Il sapone veramente fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Peccato la profumazione. E poi ne è avanzato per farsi 3 volte la barba. Una schiuma compatta, bello, bello, bello. Vabbè, lo mischierò con altri saponi che non hanno profumazione, hanno buona profumazione, ma fanno schifo come saponi. Lo userò così. Allora, ha lasciato anche tutto il rasoio bianco. Una crema. La soglia che è molto facile togliere la lametta, basta schiacciare qua le alette, spingete e viene fuori, vedete, la lametta.
anche per la manutenzione, pulizia, facilissimo, si tira via la baionetta, si può sciacquare, si asciuga. C'è una molletta, vedete, una molletta, si riappoggia e si chiude qui, già fatto, a posto, pronta la molletta, si mette la lametta dentro, tac, pronto per la prossima sbarbata. La lametta non si era sciupata, aveva tanto tempo lì fermo, andava benissimo ancora. Andiamo via dal lume, non ho il suo after, non so di cosa profuma, sì che ragazzi ci posso mettere qualunque cosa, ho visto questo oggi. Gli after DS Square 2 Potion, che è una formazione spettacolare, e allora ci mettiamo questo, bello alcolico, mi ricorda la Hina Martini questo, c'è come un profumino sottofondo amaro, buono, il liquore Hina Martini. Mi mancano gli amari italiani, non si trovano più qua. Trovo solo la grappa ultimamente. Caracas, quanto si trova più. Va bene ragazzi, sbarbata fantastica. Guardate, anche con questi strumenti può ottenere ottimi, ottimi risultati. Vi dico appena appena qui che dovevo andare laterale, non ce la faccio andarci. Che qui un pochino è rimasto, però per il resto. Fantastica. La vera sbarbatina. Sono anche divertito, anche se virtualmente sono stato in contatto con voi, dove faccio la barba, che parlo con voi e poi magari il video lo carico, non è una live, però uguale è diverso per me farmi la barba. Sento che sto in compagnia vostra, sento che sto in Italia. Va bene ragazzacci, allora alla prossima. Prossima sbarbata, c'ho il sapone nuovo, marca nuova, che userò la doppia camera, avevo promesso di farlo oggi, ma ho poco tempo, la moglie ha bisogno anche del bagno, sicché volevo approfittare di stare 2 giorni per fare il video. Poi ho visto lo sciavetto e mi è venuta voglia, ho detto ma facciamo lo sciavettino, vai oggi. Va bene, è andata benissimo la barba. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, ciao.